Ringrazio la Regione perché è stata portatrice immediatamente di salute per la provincia, US, ARPA, il sindaco. È stato un insieme di interessi perché va appunto sulla salute dei ragazzi. È stato chiarito che non sono problemi, questa è una cosa importante, sono prese responsabilità dell'Università di Padova, per cui non c'è problema. E scremo intervenire il più presto possibile. La Regione ha dato 2 milioni di euro, la provincia metterà una cifra consistente in modo tale da fare il più presto possibile. Però la salute è la cosa più importante, siamo tranquilli che non c'è nessun problema, è stato certificato e ancora una volta quando tutti quanti gli enti collaborano insieme si fanno le cose veloci, sicure e vanno sempre a buon fine. Abbiamo fatto un bando da 5 milioni di euro, è l'ultimo che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti anche in precedenza, ne faremo anche in futuro e in questo caso la provincia si è aggiudicata un finanziamento che era il massimo previsto di 2 milioni di euro. Direi che è un intervento importante perché riguarda un'area, l'area di una scuola e quindi è particolarmente delicata la situazione. Siamo veramente contenti che ci sia questo contributo regionale che innesca questa nuova operatività da parte della provincia che aggiungerà risorse anche significative per fare il primo stralcio di bonifica del sito in cui insiste Rolando da Piazzola. Qualche anno fa nel fare l'ampliamento della scuola ci siamo resi conto che lì era un sito in cui si producevano colle e quindi c'era permeabilità nel terreno di presenza di fosfati. Si è bloccato l'ampliamento, si sono fatte le verifiche del caso molto significative con tutti gli enti coinvolti per scongiurare il fatto che chi frequenta il luogo fosse in pericolo, ma è chiaro che adesso questa ulteriore fase che porta alla bonifica del terreno circostante la scuola è un passo significativo per mettere in totale sicurezza il luogo. C'è un lavoro importantissimo delle strutture che da mesi e mesi sono impegnate nel strutturare le analisi che hanno portato poi a evidenziare i parametri di inquinamento, ma soprattutto poi a definire quella che sarà la roadmap dell'intervento che porterà finalmente a chiudere questa partita che è molto cara sia al territorio di Piazzola sul Brenta ma anche dei comuni limitrofi. Una scuola che si scopre essere stata costruita in un sito precedentemente utilizzato per la produzione di prodotti chimici ovviamente è stata una notizia, un colpo al cuore per tutti, sia per i cittadini, per i fruitori, ma penso per chiunque abbia buon senso. Le cose però vanno gestite oggi. Importante è vedere che gli enti hanno veramente preso a cuore questa vicenda con una efficacia, con una determinazione e anche con una velocità di esecuzione di tutte le fasi procedurali che penso dovrà essere di esempio ad altri episodi che auspico non si verifichino nel territorio, ma se dovessero verificarsi in altre località, penso che questo possa essere proprio un caso di studio di come agire per affrontare un tema difficile, importante, spinoso, che nessuno vorrebbe affrontare, ma quando ce l'hai devi agire e devi provvedere a trovare delle soluzioni. Oggi un primo step importante per una soluzione c'è stato.